Il film si apre con Thomas che tira vigorosamente i bordi del filo che sta usando per rimuovere il suo incisivo. Il filo è coperto di sangue, eppure lui continua ad agitarlo incurante del dolore. Vengono successivamente inquadrati diversi ritratti di Madre Maria che adornano le pareti del bagno, un costante promemoria per i bambini che vivono nell'orfanotrofio che Dio è sempre attento. Thomas è determinato a toglierlo e presto il suo maledetto dente cade, ma con suo dispiacere, cade nel lavandino e dritto nello scarico, quindi lui cerca disperatamente di recuperarlo ma fallisce. Angosciato, si accovaccia e si copre il viso quando la voce di una donna lo chiama. Thomas saluta e la voce contraccambia. Si guarda intorno, cercando di trovare la fonte della voce, ma quando non vede nessuno, chiede alla voce chi sia. La voce risponde che è sua amica, e Thomas dice che non ha amici e, dopo aver realizzato che la voce proviene dal buco dello scarico, si muove con cautela verso di essa. La voce gli dice inoltre che ha qualcosa che gli appartiene, e Thomas le chiede innocentemente se ha il suo dente. Invece di rispondere, la voce lo interroga, chiedendogli quanti soldi ottiene per un dente, e Thomas risponde in modo assertivo 25 centesimi sbattendo la mano sul lavandino, e chiedendo alla voce di restituirgli il dente. Presto si ricompone e questa volta chiede educatamente il suo dente. La voce dice che può restituirgli il dente se vuole, e poi procede a dargli una scelta di un altro dente che può fargli guadagnare molti più soldi mentre il suo dente rimarrà con lei in custodia. All'improvviso, della melma nera inizia a salire dallo scarico e porta con sé un dente nero. Thomas prende quindi il dente e lo guarda intensamente. Prima di andare a letto, mette quel dente sotto il cuscino e va a dormire. È la mattina dopo e arriva la suora sorvegliante per svegliare tutti i bambini. Usa il suo bastone contro la struttura in acciaio dei letti per creare un suono sferragliante per svegliare i ragazzini. Thomas si sveglia e guarda sotto il cuscino, ed è sorpreso di vedere molte monete mentre il dente è sparito. Thomas sorride felice ma non ha tempo per festeggiare perché il supervisore chiede ai bambini di vestirsi e mettersi in fila. Una coppia è venuta ad adottare un bambino tra loro. Oltrepassano Thomas, che sorride loro, ma un altro ragazzo di nome James attira la loro attenzione. In quel giorno, James può andare con loro nella sua casa per sempre. Thomas sembra triste mentre guarda la coppia abbracciare James e dargli il benvenuto nella loro famiglia. Più tardi quel giorno, Thomas va in un negozio e dà le sue monete al negoziante. Il negoziante fa cenno a Thomas di scegliere quello che vuole, e lui si dirige verso il martello appeso allo scaffale, ma sceglie la spazzola. Tornando all'orfanotrofio, mentre si sta spazzolando i capelli, tre bambini più grandi arrivano e gli strappano la spazzola. Uno di loro lo prende in giro dicendo che spazzolarsi i capelli non lo farà adottare. Uno dei ragazzi, Charlie, chiede a Thomas dove ha preso i soldi per comprare la spazzola, e lui dice che era un regalo di un amico. Tutti iniziano a ridere, e un altro bambino, Marcus, gli urla contro e gli ricorda che non ha amici. All'improvviso, la voce si rivolge ai bambini e chiede loro di lasciare in pace Thomas. I tre ragazzi più grandi sono colti di sorpresa mentre si girano tutti verso il lavandino e lo guardano. La voce li attira dicendo che può dare loro tutte le ricchezze oltre i loro sogni più sfrenati e, in cambio, chiede di mandare uno dei loro denti nello scarico. Charlie si rivolge al terzo ragazzino e gli chiede di dargli il suo dente. Gettano il dente nel lavandino, dove una mano dall'aspetto spaventoso con unghie enormi raccoglie il dente e se lo fissa in bocca. Proprio come prima, un liquido nero fuoriesce con un dente nero e Charlie lo raccoglie. La notizia della voce e della fatina dei denti che porta denaro si diffonde a macchia d'olio nell'orfanotrofio, e ogni bambino inizia a usare il filo per rimuovere i denti in cambio del dente nero che gli dà il demone. Si affollano al negozio e comprano ogni sorta di cose che non potevano comprare prima, per potersi presentare al meglio alle coppie che visitano l'orfanotrofio per essere adottati. La volta successiva che arriva una coppia, Charlie si alza mentre è vestito di tutto punto, pensando che sarà scelto, ma la coppia ha il cuore puntato su un altro ragazzo che sta accanto a Charlie, facendolo arrabbiare. A questo punto il ragazzo decide di andare oltre comprando un martello e usandolo per rompere molti dei suoi denti. Non solo lui, ma molti altri bambini iniziano a farlo, qualsiasi cosa pur di rompersi i denti, e anche Thomas si è separato da molti dei suoi denti. La volta dopo che viene chiesto loro di mettersi in fila, una giovane coppia, Joseph ed Eva, portano Thomas a far parte della loro famiglia. Thomas sta in piedi sorridendo con la bocca chiusa, ed Eva parla gentilmente con lui e gli dice che sarebbero onorati di essere i suoi genitori se lui volesse che lo fossero. Con un approccio delicato, dice che può parlare con loro e conoscerli meglio e crede che formerebbero una bella famiglia. Thomas si commuove perché ha aspettato questo momento per tutta la vita, ma non parla. Eva sembra un po' preoccupata per la sua mancanza di risposta e guarda il supervisore. La suora ordina quindi a Thomas di parlare, e quando apre la bocca per dire che gli piacerebbe essere il loro figlio, vedono la sua bocca sdentata, il che fa voltare le spalle a Eva. Il supervisore si scusa, ma Eva è dispiaciuta per Thomas. Thomas si rende conto che quel giorno non verrà adottato e,
quando si guarda intorno, vede tutti i bambini che ridono di lui, bisbigliandogli alle spalle. Sente i loro occhi scavare dentro di lui, e sente qualcuno dire qualcosa sullo sguardo sul volto della donna. Qualcuno dice che la donna stava per piangere vedendo Thomas, e qualcun altro dice che sembrava aver visto un fantasma. Incapace di gestire la presa in giro, Thomas urla a squarciagola, esponendo le gengive senza un solo dente rimasto in bocca. Le sue urla vengono ascoltate dal mostro, che ora ha in bocca tutti i denti sacrificati dai bambini dell'orfanotrofio. Quella notte, quando un altro bambino rinuncia al suo dente e lo mette nello scarico, invece di un dente nero, come si aspettava, esce un suono ruggente, e con esso esce il mostro. Tutti i bambini dell'orfanotrofio si alzano, sentendo suoni strani, se fosse lo scricchiolio del pavimento o lo scricchiolio delle ossa, nessuno poteva dirlo. Presto le luci iniziano a tremolare e all'improvviso un'ombra esce dal nulla e attacca il ragazzo sul letto accanto a Thomas. Le sue urla ghiaccianti spaventano tutti gli altri, che iniziano a correre e usano tutto ciò su cui riescono a mettere le mani per respingere il mostro, ma niente funziona e il mostro abbatte i bambini uno per uno, facendoli a pezzi. Thomas striscia a quattro zampe e raggiunge la porta chiusa, e anche Charlie è arrivato alla porta e inizia a battere la serratura con un martello. Quando Thomas cerca di togliergli il martello, Charlie lo spinge giù e mentre sta per colpirlo, il mostro lo afferra e lo uccide. Incapace di alzarsi, Thomas si trascina indietro e quando la sua schiena tocca il telaio del letto, nasconde il viso tra le braccia mentre il mostro gli si para davanti. Quando non succede nulla per alcuni secondi, Thomas alza lo sguardo e si alza, e sibila al mostro e il mostro gli strilla di rimando. Thomas è impaurito, ma il mostro guarda la sua bocca sdentata e rimuove un dente dalla sua. Dà il dente a Thomas, e lui lo prende e lo mette nello spazio da dove aveva estratto il suo primo dente. Il mostro lo guarda e Thomas ricambia lo sguardo, ma la paura nella sua espressione si trasforma presto in un debole sorriso. Alla fine, il mostro guarda Thomas adorante prima di voltarsi e andarsene con un ululato tremante. Quella notte, Thomas è l'unico sopravvissuto rimasto nell'orfanotrofio. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione. Se siete arrivati fin qui lasciate un commento con l'emoji del dente. A presto, con il prossimo riassunto.